Temple, a space to debate, study and celebrate architecture. Sì. Oggi è un incontro un po' diciamo diverso dal solito, nel senso che noi qui normalmente a campo facciamo incontri più relativi direttamente all'architettura, diciamo, anche se ci piace ogni tanto sconfinare in altri campi, appunto, e in questo caso entriamo un po' nel campo della letteratura, che è a noi, diciamo, abbastanza sconosciuto, quindi ci ritiriamo immediatamente fuori da qualsiasi responsabilità e argomentazioni in questo senso. Invece ci interessava presentare questo libro di Claudio Durastanti che si chiama Cleopatra va in prigione, che è il suo terzo libro, terzo romanzo, che ci ha abbastanza colpito per come è in grado di rappresentare, anche se è a tutti gli effetti un romanzo breve, quindi non è uno scritto di architettura o uno scritto, diciamo, sulla città, ma ci aveva molto colpito come riesca a raccontare, in particolare, diciamo, anche se è un po' una brutta parola, la periferia di Roma, o comunque questa sorta di costellazione di persone, oggetti, odori, strani personaggi che si aggirano per questo ambiente, diciamo, che ruota intorno a Roma. E quindi ci sembrava interessante invitare Claudia a parlare un po' di questo libro. Insieme a Claudia, diciamo, pensavamo di invitare due persone che in qualche modo possano interloquire, visto che noi ci vediamo fuori come architetti, ma in realtà qui poi ognuno può dire la sua e può, diciamo, sarà interessante, secondo me, discutere da questo punto di vista il libro, anche chi non ha letto il libro, secondo me, può dire la sua. E quindi abbiamo invitato Nicolò Bassetti, che è lo scrittore, no, non scrittore, diciamo, paesaggista e esploratore urbano. Si capisce mai come devo. Esatto. Però bene, ci piace molto questa idea dell'esploratore urbano, che è infatti un po' anche uno dei temi, diciamo, del libro. Questo tema della flanelle, cioè della esploratrice urbana, potremmo dire, al femminile, e che ha scritto il libro Sacro Romano Grado, e ha dato il via in qualche modo al progetto che poi ha portato al ormai molto famoso documentario di Lisi. Prosi. Sì, ma lo fanno sempre. Non sono il primo, mi inserisco in questa sequenza di cavolo. Esatto, sono anche due Rosi. Che ha vinto, come sappiamo tutti, il Leone d'Oro a Venezia, e che appunto racconta, da un punto di vista secondo me abbastanza specifico, appunto questo mondo che si aggira intorno al grande raccordo anulare. E poi Cristian Raimo, scrittore, insegnante e abitante di Roma, possiamo dirlo? È anche affezionato, diciamo, alla città di Roma e a certi temi, secondo me, anche che riguardano la periferia di Roma, o comunque l'abitare a Roma da certi, diciamo, luoghi e in certi luoghi. Niente, io lascerei molto semplicemente la parola a Cristian, che si è accettato di presentare un po' il libro, magari dire delle cose sul libro, e dopodiché, diciamo, apriamo questa piccola presentazione e poi apriamo domande, dibattito. Salve a tutti, scusate il ritardo, sì, perché appunto, diciamo, l'argomento del libro si è insinuato poi anche nella presentazione, nel senso che poi di fatto questo libro l'ho presentato altre volte e pensavo, diciamo, parlandone oggi, di mettere in luce gli aspetti che potevano essere più vicini
all'idea di presentarlo in questo posto, in questo mondo qui, insomma, non forzandolo assolutamente, anzi, insomma, cercando di estrarre delle cose che nel libro ci sono, soprattutto ci sono le riflessioni di Claudia, cioè l'idea di come si rapporta questo libro con lo spazio, con la città, con l'idea di Roma. E di fatto questo libro appunto è una novella che è stata concepita come una specie di ampliamento di un racconto che è uscito per un'antologia che ho curato insieme ad Alessandro Gazzoia, che si chiama L'età della febbre, e il titolo del racconto era lo stesso, era sempre Cleopatra va in prigione. Quando Claudia mi aveva raccontato che aveva questa storia, neanche nel cassetto, ma insomma forse in un cassetto mentale o da qualche altra parte, che insomma era affezionata a questo personaggio di Caterina, cioè di questa ragazza che molto giovane, che si divide la sua vita tra una famiglia un po' scombiccherata e due amanti, ma soprattutto si divide la vita nel tentativo, si cerca di avere una sua identità in una Roma malmostosa che se la mangia, che le mette bastoni tra tutti i campi, in cui lei cerca di avanzare passo dopo passo con una resistenza fortissima, cercando appunto di conservare il suo desiderio appunto di lavorare, di sopravvivere, di mantenersi giovane, determinata, bella, ma anche i suoi amori, i suoi desideri, la possibilità appunto di avere una forza, un sé. Ecco, quando a un certo punto me l'ha raccontato molto meglio di così questa storia, o anzi in maniera meno dettagliata di così, a me questa storia qui mi era piaciuta molto, perché è molto difficile raccontare questa città. Molto difficile raccontare questa città, nonostante questa città sia stata raccontata in questi ultimi anni tantissimo, appunto, dicevamo prima, da Sacro Graal, grande bellezza, diciamo, con una sorta di polarità che va dalla periferia più sfrantumata, lo sprawl pasoliniano appunto sfarinato, fino al lucore cristallino della grande bellezza, diciamo tutta la gamma dello spettro che c'è in mezzo. È difficilissimo raccontare questa città, perché fondamentalmente Roma è una città retroflessa, che vive dei miti che l'hanno nutrita, cioè vive dei miti fondamentalmente dell'impero, della Repubblica e del papato, e di fatto diciamo, ogni racconto che ha a che fare con Roma in qualche modo si pone, diciamo, con il problema di avere a che fare con l'antologia enorme che questa città ha prodotto. Persino appunto i racconti più recenti, quello pasoliniano, quello di Moretti, quello di Romanzo Criminale, quello di Verdone, in qualche modo diventano subito mitologici, si mitizzano subito, quasi alle volte si museificano, e quindi dopo che si sono museificati diventano mitologici, in qualche modo si parodizzano, cioè sono molto facili da parodizzare. E di fatto la difficoltà quindi di raccontare Roma ha a che fare con la difficoltà di raccontare qualcosa, una Roma contemporanea, un presente. E una delle cose che è difficilissimo fare è raccontare una città credibile, una città vitale, una città in cui a un certo punto le persone che lo leggono si identificano, e questo per esempio appunto Claudio lo riesce a fare, è riuscito a fare molto bene, nel senso che le persone che conoscono, hanno letto questo libro, hanno trovato sicuramente un'identificazione appunto in questi luoghi, in questi sentimenti, in questo modo di vivere la città. E mentre è difficile appunto raccontare il presente o addirittura il futuro a Roma, alle volte quando penso che la cosa che non esiste a Roma, ambientata a Roma, è la fantascienza romana è qualcosa che non è stata mai pensata, ci sono pochissimi tentativi di fare un romanzo di fantascienza romana, perché è proprio inimmaginabile in qualche modo una città, se non appunto che sia una specie di degradazione ulteriore di quello che già c'è. Cinecittà di Tommaso Pincio, Rank Xerox di Tamburini e Tano Liberatore, o
ma di fatto appunto, cioè, se noi andiamo qui dietro probabilmente stasera troviamo un paesaggio che è più fantascientifico di Roma stessa, mentre appunto le grandi città, le metropoli da James Ballard e Londra, da Philip K. Dick e Los Angeles immaginano la fantascienza. E così io devo immaginare come sarà Roma nel 2050, come dire, la immagino con le polemiche tra Zingaretti e Raggi ancora sulla monnezza. Non è che è una città in qualche modo immobile, e all'interno di questa città immobile in realtà la bellezza di Caterina, la protagonista di questo libro, è che invece è un personaggio che, come dire, affronta questa immobilità, affronta appunto il suo destino dato dalle sue condizioni sociali, affronta il fatto che è una persona che deve vivere in una situazione, una condizione difficile, cioè quella di essere fondamentalmente innamorata di due uomini, la persona con cui lavorava in uno strip club, Aurelio, e la persona che invece appunto ha arrestato questo ragazzo e con cui a un certo punto ha cominciato ad avere una storia, quindi il poliziotto. Quindi è una ragazza che in qualche modo sta in mezzo, che noi conosciamo dalla prima scena, vivere questa lacerazione, un tradimento che dice le fa venire alle volte gli occhi umidi come quelli di un coniglio, certo, rossi e umidi come quelli di un coniglio. Oggi, mentre lo stavo leggendo, mi era rimasta addosso questa immagine, ed è un po' ed è un personaggio che appunto, diciamo, quanto resisterà, perché non soltanto ama due uomini, ma ama appunto due condizioni diverse, cioè la legge e l'illegalità, ama due condizioni addirittura nemiche. In qualche modo, se uno dei due scoprisse che l'altro sta insieme alla sua donna, perché queste due storie sono due storie d'amore entrambe, lei in qualche modo le vive come due storie d'amore, sarebbe appunto la sua fine, probabilmente appunto ci rimetterebbe non soltanto appunto la storia d'amore, ma forse ci rimetterebbe la vita, si è messa in una situazione pericolosa. Ecco, questo stare in questa situazione pericolosa e starci da una parte di una donna giovane che appunto dovrebbe vivere invece delle condizioni di subordinazione, da una parte appunto rispetto a un poliziotto che ha arrestato poi il suo uomo, quindi in una condizione evidentemente di subordinazione psicologica, e dall'altra parte la condizione dell'uomo per cui lei lavorava, quindi anche lì una condizione che vede una subordinazione lavorativa, economica, eccetera eccetera. E invece appunto Caterina è un personaggio enorme, è un personaggio che decide determinatamente di poter mettere insieme questi due mondi, di poter effettivamente gestire questa situazione, che vuol dire gestire i propri sentimenti, gestire i propri sensi di colpa, gestire la propria capacità logistica con questi due uomini, gestire il proprio corpo, che spesso in qualche modo la tradisce, o comunque le comunica delle cose diverse da quelle che lei vorrebbe sentire per darsi questa forza. E lo fa appunto, diciamo, provando a fare un discorso che ci interrompe, lo fa appunto come l'unica forma di resistenza che si può avere all'interno di una città come quella di Roma, cioè una città che appunto è fascista, ma allo stesso tempo è antifascista, cioè nel senso è la legalità più forte, perché è il palazzo, è la legge, è il papato, è il potere, la città del potere, però dall'altra parte appunto è la città dell'illegalità diffusa, della criminalità polverizzata, dell'eccezione contemporaneamente. La città appunto della disciplina, la città invece del disordine. E con lei è come se volesse tenere insieme tutto questo. E quindi a un certo punto, oggi leggendolo, mi sembrava, magari una lettura, come dire, che funzionalizzo questa presentazione, mi sembrava che fosse appunto
lo specchio, la deuteragonista rispetto a Roma, cioè soltanto un personaggio così femminile, giovane, così menefreghista, diciamo, di tutto quello che è successo prima, così indifferente, così forte rispetto a tutte le consuetudini sociali, eccetera, eccetera, può farcela a restare viva, resistente appunto in questa città. Non è un personaggio in qualche modo che quindi si pone assolutamente il problema del mito di Roma. Perché effettivamente questa Roma che descrive Claudia Brastanti in questo Cleopatra va in prigione è una Roma che non ha nessun connotato della Roma che conosciamo. Non potrebbe essere appunto la Mumbai di Maximum City di Mehta, potrebbe essere la Londra di London Orbital di Ian Sinclair, potrebbe essere una città, il Cairo di Awal Swami, cioè sembra per certi versi una anonima città di un grande occidente che ormai non neanche il sud del mondo e il nord del mondo ormai si sono confusi. Claudio diceva che era una città tropicale, una Roma tropicale, che lei probabilmente l'aveva vissuta anche così e l'aveva voluta anche rappresentare come appunto una città in cui fossero più forti gli elementi quasi libanesi da Medio Oriente, questa cosa qui, ma questo anche di fatto non le dà nessun, questo tropicalismo non ha niente di esotico in realtà, è una città in cui io oggi stavo cercando di capire qual è la mappa in cui appunto Caterina si muove, non ci sono punti di riferimento. Lei va in prigione, va a Torpignattara, passa sulla Casilina, ma è come un perenne stare all'interno appunto di una città che si muove per le vie del traffico, si muove per dei percorsi che non sono mai stabiliti, in cui non c'è un centro e non c'è una periferia. Ecco, l'ultima cosa che mi viene da dire è che appunto in questo libro di fatto non esiste il centro, cioè è un libro totalmente che vive totalmente in periferia e quindi non esistendo il centro non ha senso chiamare questo mondo che vive Caterina una periferia, nel senso che se noi non mettiamo il centro la periferia non esiste e quindi non esiste nulla di quel discorso che appunto ovviamente faceva Rem Koolhaas in Junk Space, in cui a un certo punto c'è sempre una forma di renascismo, i desideri di arrivare, di ambizione, che a un certo punto ci affrancheremo da tutto questo, da questo mondo difficoltoso, parziale, precario, periferico, eccetera, eccetera, e finalmente potremo sederci al tavolo dei grandi, finalmente potremo stare al centro, finalmente potremo stare così. In realtà Caterina sta già al centro dall'inizio e questa secondo me è la cosa che mi piace del suo personaggio, mi piace di Cleopatra va in città, ossia è un personaggio che in qualche modo non sente il peso di una come dire, una condizione di precarietà, di subordinazione data dal fatto che effettivamente ha una condizione economica svantaggiata, fa un lavoro che noi potremmo pensare che appunto come quello della ballerina in un locale di strip che insomma effettivamente potrebbe essere un lavoro che per certi versi lo può fare per necessità o comunque una condizione che vive una forma di degrado, di minorità in qualche modo. Lei non gliene frega niente, anzi vive questa sua condizione non accennando mai a qualcosa che poteva andare diversamente, che non è andato, che quindi è una condizione pregressa di un grande mito che in quel certo punto lei è un angelo caduto e non è neanche qualcuna che a un certo punto
dovrebbe arrivare in un'altra condizione che la, che la faccia diventare finalmente una regina. Quindi non è né un nobile decaduto né una principessa che deve aspirare da qualche altra parte. Ecco, questo mi sembrava la forza di questo personaggio, perché è un personaggio molto contemporaneo. Personaggio molto contemporaneo nel senso che poi uno dei motivi per cui mi piace moltissimo come scrive Claudio Rastanti è perché diversamente forse dalla generazione precedente, io ho 7-8 anni in più forse di Claudia, quindi mi considero così, che probabilmente l'ha visto un mondo più strutturato, che l'ha conosciuto un mondo con appunto i suoi centri, le sue periferie, con i suoi miti, eccetera, eccetera. Ecco, la condizione che descrive, la condizione che probabilmente sa fotografare bene Claudio Rastanti, è quella in cui questo mondo del Novecento strutturato, questo mondo con la sua tenuta, non soltanto non c'è più e ci sono solo le macerie, ma queste macerie sono state anche portate via, e quindi quello che rimane effettivamente non ha neanche più gradi di giudizio, non c'è il bello, non c'è il buono, non c'è il centro, non c'è la periferia, non c'è una morale. Di fatto lei si inventa una morale nuova, i valori che lei percorre non sono pervasi appunto da un contrasto o da un raffronto con quello che la sua famiglia gli dice, che l'ordine sociale le dice, eccetera, eccetera. E quello che rimane nel suo movimento è semplicemente la forza del suo desiderio. Ed effettivamente questo titolo, dove parla in prigione, poi alla fine appunto è veramente l'ultima cosa che dico, è come se lei a un certo punto rispondesse a un meccanismo animalesco di desiderio. Cioè, tutte le scene, appunto, questa sarebbe un'altra parte molto lunga, tutte le scene, anche mi sono un po' rivisto appunto cercando le occorrenze di bocca, occhi, corpo, pelle, tutte le scene che Caterina affronta rispetto al suo corpo sono delle scene di una costruzione di sé, per cui effettivamente l'unica cosa che in fondo questo personaggio ha, l'unica cosa che in fondo noi abbiamo è il corpo, e quindi su quel corpo in qualche modo va fatta la costruzione di sé, e rispondere a sé vuol dire rispondere alle leggi del proprio corpo. Ecco, questo mi fa sentire questo romanzo forse più vicino ad altre cose molto belle che ho letto, non soltanto di letteratura italiana, ma anzi soprattutto di letteratura straniera, che vengono da un mondo, diciamo, di scrittrici donne, e vengono da un mondo di scrittori e scrittrici nere, americane. Il discorso che fa appunto Easy Coats sul corpo, tra me e il mondo, altri libri che appunto sono usciti in questi ultimi 2-3 anni, appunto, cioè che forse sono familiari anche a Claudia, e in qualche modo probabilmente c'è una letteratura, c'è una riflessione che parte dal femminismo e dalla letteratura afroamericana, che ha dovuto ragionare sul corpo, sulla forza del corpo, sulla costruzione del proprio corpo per restare al mondo, in un mondo difficile, che effettivamente in qualche modo ha dato ai personaggi di questo mondo occidentale, WASP, bianco, più privilegiato, eccetera, eccetera, una capacità in più di ragionare su che cosa vuol dire oggi costruire la propria identità in un mondo difficile. Grazie Christian, io mi sento un po' intrusa tra due abitanti di Roma, oggi io non ci vivo più da 6 anni ormai, ci ho vissuto 8 anni, e mentre Christian parlava mi veniva in mente il fatto che sono scrittori che usano i libri per risolvere i conti o ammazzare il padre, ammazzare la madre. Io probabilmente ho sempre voluto ammazzare la città, e questo dal primo libro. Ho fatto due romanzi che parlavano di New York, e col terzo ho parlato di Roma, e probabilmente ho fatto una cosa, non dico impossibile o difficile, ma sono due città che hanno due mitologie, due retoriche consolidatissime. E forse quello che non funzionava nei primi libri era il fatto che io ho assecondato, a me se non abbiamo funzionato, non so questo aspetto al lettore, però assecondavo il mito. La prima lettera di rifiuto del mio primo romanzo mi è arrivata da Minimum Fax, non so se lo sai questo.
Nicola La Gioia mi scrisse: bel libro tutto quanto, però io questa New York l'ho già sentita nei dischi dei Velvet Underground, l'ho già letta in Sylvia Plath, quindi tu non stai apportando niente di nuovo. E io in realtà volevo proprio quello, c'erano dei personaggi che avevano delle idee artistiche, partivano dai sobborghi, arrivavano a Brooklyn, quasi fosse una via Crucis come stazione intermedia pre-gentrificata, e poi arrivavano Manhattan come risoluzione del loro sogno, del loro desiderio. E di scrivere e raccontare Roma non ci avevo pensato assolutamente, perché quando mi rapporto allo spazio, non è una domanda che mi faccio nella descrizione delle relazioni tra personaggi, che siano psicologiche, sentimentali, rapporti di familiarità o di relazioni sentimentali, è una cosa che mi faccio molto con chi ha diritto a raccontare questo posto, chi può. E Roma, sin quando mi ci sono trasferita, mi sembrava questo spazio categorico dominante in cui bisognava avere veramente appartenerci da generazioni, se non da millenni, e io ero appunto un'intrusa, non possedevo il dialetto, ho iniziato a parlarlo quando mi sono trasferita, adesso ho questa specie di vernacolo romano che però ho inventato perché non è nelle mie corde, non l'ho ereditato, quindi è strano. E quindi avevo paura, e poi la letteratura mi metteva grossissimi limiti. Leggi, per un periodo ho vissuto a Torpignattaro, ho vissuto quasi sempre a Roma Est, però leggi Pasolini, leggi Siti e capisci che non solo è difficile confrontarsi con quelle pagine, ma in me si era creata quasi una reazione di stizza, perché vedevo che la letteratura non aggiornava in un certo senso le possibilità nei confronti di quel canone. E non perché io ho usato una protagonista donna e non ho usato solo una ragazza con ancella, poi magari questo ci si arriva se ci vogliamo arrivare dopo. Il discorso era più erano libri che comunque rispettavano certe dinamiche. Appunto, la periferia esiste perché sta attorno a un centro, e di conseguenza un libro con questa protagonista femminile esiste perché sta attorno a delle relazioni maschili. E anche mentre Christian ha editato il racconto che precede questo libro e mi ha dato dei suggerimenti che sono stati funzionali, perché io avevo proposto questa storia tra la spoilerista, sta con un poliziotto e con un carcerato, c'erano delle descrizioni paesaggistiche, ma lui mi ha detto: perché, usando un lessico di editing cinematografico, mi dice, riapri un po' l'inquadratura, usa gli spazi. E lì mi è venuta l'idea che si stava trasformando in una storia da una ragazza all'interno di una relazione in una storia di una ragazza con la sua città. E forse ce l'avevo questo desiderio perché ho sempre raccontato storie urbane, ma molto ambiziosamente mi era venuta questa sorta di sfida di dire: uno scrittore vuole sempre reinventare lo spazio in cui vive. Quella è inutile nascondere l'arroganza, anche l'ambizione. C'è una frase nella trama del matrimonio di Eugenides in cui c'è un protagonista scrittore che dice: la mia aspirazione nella vita è diventare un aggettivo. E quindi, in un certo senso, la Roma pasoliniana, la Roma sorrentiniana, poi se Rosi non so quanto si presta, un cognome di conseguenza tu, però c'era questa idea di dire: come mi approprio di questi luoghi pur non avendone il diritto. È una cosa che mi divertiva abbastanza, e magari ne parliamo anche qui, e quanto diventa subito cliché, quanto ci sono delle forze quasi inconsce che si vanno a coagulare e poi diventano subito stereotipo. Io mentre scrivevo il racconto, in quel momento arrivavano una serie di narrazioni su Roma che insistevano molto sul clima tropicale, sulla pioggia perenne, sono usciti vari prodotti cinematografici, e tu parlavi che non c'è una fantascienza romana, però a un certo punto era quasi se ci fosse questa figura del supereroe romano, un film che è uscito anche abbastanza famoso. Però mi ricordo che nel racconto mi veniva di dire che Caterina aveva dei sensori, quasi che avesse dei superpoteri, e quindi c'erano quasi queste sensibilità comuni che andavano in quella direzione, per non parlare del fatto che comunque ho scritto questo libro con una prospettiva quasi molto più interessata all'ecosistema. E questo perché io, non appartenendo più a questo posto, forse ho avuto la possibilità di registrarne i cambiamenti fisici. Quando scendevo dall'aereo e sentivo subito questa cappa, mi veniva istintivamente di dire: sembra una città messicana, serve un macete, è una città tropicale, i capelli sempre umidi, le lumache sui muri. Quindi stavo costruendo delle rappresentazioni di questo tipo, e però mi dava fastidio dover appaltare l'immaginario ad altri paesi, ad altri lessici. Perché non riesco a descrivere Roma con un linguaggio che sia interno alla città? Perché non riesco a descrivere questo posto con qualcosa che sia condivisibile e familiare, ma che appunto non sia Roma, non sia sempre una succursale di una capitale di un altro tipo? Poi ci sono delle familiarità, perché c'è l'idea forse irriducibile che le periferie sono tutte infelici allo stesso modo. Io questo lo vado a confutare un po', perché era l'idea che avevo all'inizio. Mi sono laureata con una tesi di antropologia urbana sulle rivolte nelle periferie parigine nei primi anni 2000,
E mi ricordo che ho fatto quel lavoro in una maniera veramente educata e rispettosa rispetto all'idea che avevo della periferia, che era sempre succursale rispetto al centro, il desiderio, l'ambizione. Quindi c'era un tentativo di raccontarlo attraverso le voci delle persone che ci vivevano, ma era fortissima la mia interpretazione quasi sociopolitica di cos'erano quegli spazi, quei palazzi in una maniera deterministica, il palazzo è brutto, la tua vita di conseguenza è di un certo tipo, e quindi non avevo lasciato molta apertura in molti spazi, cosa che invece volevo fare con Caterina, perché ha un rapporto di intimità necessaria con le periferie in cui abita, che lei non chiama neanche così. E quindi forse la storia di questo libro era come ribaltare alcune dinamiche, perché la periferia non è in relazione al centro, però mentre Christian parlava mi viene in mente che rappresentiamo sempre la prigione invece come qualcosa di estraneo rispetto al tessuto urbano, mi viene da dire invece no, ci sono tantissimi rapporti non solo di relazione ma di necessità, invece forse anche questo era un tema che poi scopro dopo, mi sarebbe piaciuto lavorarci, forse avete opinioni più nette di me su questo, su quanto una prigione sia in intimità con la città. E l'ultima cosa, questo perché giro poi la domanda a te, forse è anche il metodo, adesso c'è questa, no, c'è sempre stato questo filone della passeggiata urbana, però noto che mi ci sono approcciata in una maniera particolare, nel senso che queste camminate io le ho fatte anni fa, ho camminato nei luoghi in cui lo fa Caterina perché ci ho abitato, ci ho vissuto, ma quello che è rimasto è veramente, è quasi, l'ho scritto in una prospettiva, non voglio usare una parola enfatica, sognante, ma veramente il mio metodo è abbandonare un posto e raccontarlo tantissimo tempo dopo, cercando di rievocare la sensazione fisica di abitare quello spazio, ma diventa necessariamente altro, perché diventa molto più, appunto, non dico onirica, ma diventa molto più sgranata, sfilacciata, perché trovo difficilissimo raccontare un posto mentre lo attraversi, presuppone una sorta di intimità che per me è scabrosa, mi affascina quando lo fanno gli altri, però lo trovo davvero difficile. Quindi come metodo io credo si basasse tutto sul raccontare un posto in cui ho camminato e passeggiato tantissimo tempo fa, non saprei fare altrimenti, però magari adesso passo la parola a te. Grazie. Beh, intanto io ho letto il libro e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché l'ho trovato molto nel corde di quello che del viaggio che ho fatto nei territori del Grande Raccordo Anulare, ho fatto questi 300 km a piedi in viaggio, forse più bel viaggio della mia vita, direi. Sono molto d'accordo con tante cose che avete detto, quindi non sto a ripeterle, se ne elenco solo, sono ormai dopo anni, il viaggio l'ho fatto nel 2000, ho cominciato a farlo nel 2000, insomma circa ho iniziato a lavorarci nel 2009, poi la cosa è andata avanti, mi fa impressione pensare adesso a quanto tempo è passato. Ed è venuto fuori, tanto una cosa che mi fa davvero tanta impressione è anche la copertina, perché tra le varie cose che abbiamo fatto c'è un progetto di fotografia che ho fatto insieme a Massimo Vitali con dei suoi allievi, ho girato facendo fotografie molto in grande formato, e una delle fotografie è molto molto simile a questa immagine che c'è in copertina, ed è una foto di un gruppo di donne che stanno sedute su una panchina alla fermata della Nagnina e aspettano, è una foto molto bella di assoluta quotidianità e normalità, quindi sono rimasto colpitissimo quando l'ho vista. Però detto questo, quindi sono stra d'accordo con l'idea, per esempio, che classificare, cioè io faccio molta fatica ormai a parlare, a usare la parola periferie, quindi siccome siamo poi ospiti di architetti bisogna provocarli un po' in qualche modo, no? Cioè, attestargli un po' i piedi per vedere cosa succede. Quindi non credo che sia più quasi lecito usare la parola periferie, perché la parola periferie ha dentro in sé un pregiudizio, no? Perché dice che è periferica. Invece, secondo me, per esempio a Roma in particolare, che è una città che ha una sua modernità, sono milanese di origine, quindi la fascinazione di Roma l'ho vissuta arrivando a Roma nel 2001, mi sento molto romano, perché Roma è una città che accoglie da tantissimo, non è come tante altre città che ti costringono a integrarti molto a fatica. Sono, per esempio, vissuto un po' a Londra, è una città durissima, e Roma c'era una persona che mi ha molto aiutato nel sviluppare il progetto, che è Vittorio Sermonti, insomma, un grande dantista, eccetera, purtroppo scomparso, che mi ha detto tu vai a fare questo viaggio perché Roma è una grande baldracca,
che accoglie tutti, no? E sembra la canzone di De Gregori, insomma, sembra, no? Sembra una meraviglia, cioè una città che accoglie tanti, è l'idea di Civitas, no? Della Civitas Romana, cioè un luogo che non ha nessun tipo di pregiudizio verso gli altri. Ecco, poi queste cose poi cambiano anche, ma i periodi cambiano, ma secondo me c'è molta verità, cioè il terrain vague che io ho incontrato nei territori del grande rurale, in questo lungo lineare centro che è molto più vivace e mobilitato, in una mobilitazione quasi continua e anche un po' isterica, se vuoi, no? È molto più vivo di quanto non sia il centro di Roma. Il centro di Roma dentro le mura aureliane è ormai sempre di più un museo, quindi è sterile, non si riproduce, riesce a riprodurre solo se stesso, quel mito che però un po' evanescente, cioè che fa fatica, insomma, fa fatica a reggere perché le butte turisti. Quindi secondo me la vera periferia è dentro le mura aureliane, se vogliamo fare una provocazione, eh? Ok, quindi prima provocazione. Vogliamo parlare di questo contrasto tra il centro lineare che io identifico nel raccordo anulare, che non è mai stato rappresentato nella letteratura degli architetti, diciamo il famoso libro In Solera, che è la Bibbia degli urbanisti di Roma, non contiene la citazione del raccordo anulare, cioè il raccordo anulare non esiste come luogo. Questo è uno dei temi che mi hanno portato a partire per questo viaggio da naufrago metropolitano, no? Perché per venire poi alle cose che dicevi tu, secondo me l'unico modo per conoscere Roma è per riuscire a raccontarla, una città continuamente in divenire, un formicaio continuamente in divenire, è quello di perdersi, cioè di togliersi e depurarsi di tutte quelle cose che diceva Cristian prima, cioè tutti i miti, di tutte le cose. Se riesci a depurarti di tutta questa cosa, riesci a vedere finalmente Roma. Io, appunto, col vantaggio di essere un foresto e di arrivare qui con la fascinazione di un luogo che originariamente non gli apparteneva, forse ho avuto qualche vantaggio, no? In questo senso. Ecco. Quindi, diciamo, la cosa che mi ha affascinato di più è l'idea di questo senso molto forte di città che uno ha continuamente quando è in questo terrain vague, per cui incontri pieni, vuoti, l'antico e il moderno insieme, direi, voglio parlare di. Cioè ci sono le rovine romane anche sulla corda romana, le incontri in continuazione in mezzo alle fabbriche, in mezzo ai capannoni, e c'è una convivenza completamente caotica che certo riproduce un po' l'idea di Roma, che è forse l'unica città non romana dal punto di vista della pianta urbanistica, perché straordinariamente le città di pianta romana sono ortogonali e molto ordinate, Roma è dal punto di vista solo della pianta urbana è una sovrapposizione caotica di tanti strati di storia, per cui infatti circolare Roma è molto complicato perché non riesci a ricordarti e non ha una struttura ordinata. Ecco. Questa cosa in periferia, nel lungo il centro lineare, insomma, della corda orale, la cogli ancora di più, perché proprio ci sono dei tagli, ci sono dei confini pretesi e continuamente violati, buchi nelle reti, eccetera. Quindi questo viaggio è stato un viaggio straordinario, di grande fascinazione, e però io la seconda provocazione che voglio puntare è la sensazione chiarissima che ho avuto è che il protagonismo dell'architettura è stato devastante, cioè nella idea razionalistica di Roma, no? Cioè una progettazione voluta o sognata, quindi parliamo degli anni del Corviale, parliamo delle grandi periferie urbane, quelle strutturate, beh, quelle sono dei fallimenti clamorosi, sono dei fallimenti non solo dell'architettura, ma sono dei fallimenti anche dell'ideologia. Ci sono addirittura dei casi di suicidio, di grandi frustrazioni di architetti che sono caduti in gravi depressioni, per esempio ce n'è una quantità, c'è il Corviale, esatto. Ci sono dei luoghi che sono da questo punto di vista veramente l'esempio del fallimento di quello che doveva essere quel luogo, perché era stato progettato senza ascolto, cioè era stato progettato top down completamente,
E poi la cosa fantastica è il tipo di riappropriazione che è stata fatta di quel luogo. Io nel il viaggio che poi ha generato il libro e che poi ha generato il film, che ho portato poi già Franco Rosi in giro per quasi un anno, in giro in moto, andavamo a continuare col camper, andavamo in giro a vedere tutti questi luoghi e cominciavamo a selezionarli. La cosa che era straordinaria era proprio l'idea della riappropriazione, la capacità di questa città di riappropriarsi dei fallimenti, no? Cioè una somma continua di fallimenti che vengono ripresi e riutilizzati. Quindi, detto questo, poi chiudo, così poi magari discutiamo un po'. Del libro mi è piaciuto molto lo stile, il tratto, il tipo di narrazione, perché l'ho trovato, a me è venuto in mente una parola quasi un po' catatonico, cioè di una sopravvivenza catatonica, no? Che è quella che io ho incontrato, cioè io ho incontrato personaggi così, li ho incontrati tanti. Quindi l'ho trovato molto, da questo punto di vista, aderente a una realtà di sopravvivenza questo tono disincantato è davvero la poesia dell'essere catatonico, insomma, di raccontare delle cose che ti capitano e tu sopravvivi, appunto vai in giro, come diceva Christian, non c'è un luogo, ti muovi come quasi un topolino dentro un labirinto, e vivi questa città in modo molto casuale. Dopodiché, appunto, non è sempre così, no? Perché poi ti crei le tue tane e io nel mio viaggio ho scoperto un po' di queste tane, insomma. È stato un po' caotico. Catatonico sì, però non so ancora definire bene questa cosa, nel senso che è comunque una protagonista attiva, sì, non è una sua la sequenza del passare del tempo che ha una sua, cioè c'è un'idea della vita che è antiperformativa. Sì, che è antiperformativa, esatto. Okay, giusto, sì. Cioè le cose capitano e la quotidianità è quello per tutti noi. Cioè c'è una forte componente di casualità e di cose che accadono, quindi c'è questa idea. Perché una cosa che poi induista, tenevo era appunto l'effetto cartolina che puoi fare con gli esseri umani, no? Questa sorta di insistere su delle componenti melodrammatiche, perché voglio dire, gli ingredienti ce l'hanno tutti, c'è una spogliarellista, ragazzo in prigione, se la fa col poliziotto. La possibilità di trasformarlo in una storia di altro tipo era sempre lì, quindi in un certo senso la lingua serviva a resistere a questa inerzia. È molto difficile, secondo me, questo, insomma, che in qualche modo ambientare dei noir a Roma. Infatti quando io vado a vedermi che appunto anche i romanzi criminali, Suburra, perché di fatto poi ci sono queste macchine che sfrecciano e Roma non è così, perché è impossibile una macchina che sfreccia a Roma, è possibile, cioè, tra ZTL trovare un posto in cui a un certo punto non mettere la macchina in doppia fila, cioè nel senso che c'è una città che in qualche modo, mio nonno diceva, che appunto anche lui era uno che era arrivato a Roma da fuori, che Roma in qualche modo doma, e anche la stile dei criminali o così ha un lato che effettivamente è molto diverso da un immaginario di grande ferocia o appunto di performatività dei criminali. Recentemente mi ero letto un'intervista che facevano a Maurizio Ambatino della Banda della Magliana, che è il più grande mito recente di ferocia. E di fatto è uno che, insomma, in qualche modo si arrangia, che cerca di sopravvivere anche lui, che deve capire bene con la tensione come deve andare avanti. Di fatto, diciamo, quel fallimento che tu dicevi, quel resistere rispetto ai fallimenti, è un po' la cifra, poi ridestinata ogni volta da Pasolini, che dice fa tirare al cartone e mostro bene, a Moretti che mette alla fine di Ecce Combo la passeggiata con l'ostia sbagliata, a Caligari che fa
fare l'ultima pera ai ragazzi di Amore Tossico, appunto sulla spiaggia di Ostia. In qualche modo sì, cioè non è una città che dà molta difficoltà a creare degli eroi o a creare appunto anche una performance esemplare. È una città in cui è molto difficile vivere, ma è facile sopravvivere. Ma su questo aggiungo una che è questa, proprio su questa cosa qua. Esattamente così, cioè è una città dove è molto difficile vivere ed è quasi obbligatorio, o comunque devi intentarti la sopravvivenza, allora diventa una vita interessante, se la vivi così. E direi, vorrei sempre, perché ti sento ospite di architetti, quindi volevo buttarla su, agganciarti a questa idea. C'è un tema molto forte dell'ascolto, cioè che è una città che vive molto se stessa, sopravvive, ma non è ascoltata, cioè non è ascoltata dalla, diciamo, da chi la dovrebbe governare, non è ascoltata assolutamente. Quindi tu vai allora io 38, ti rendi conto che i palazzoni che sono stati costruiti negli anni 70, eccetera, eccetera, non erano previsti i giardini, sono stati creati dei giardini proprio autoctoni, ci sono gli orti urbani che sono stati fatti ci sono gli asini nei garage, noi abbiamo intitolato un capitolo nel libro che si chiama Un asino in garage, perché io ho trovato un asino in garage, insomma, c'è un asino in garage sotto alla 2138, c'era un asino che stava lì, fieno, gli orti, la gente si riappropria di questi luoghi in modo completamente, diciamo, con una forma di anarchia, però molto poetica. E se noi pensiamo al fatto che l'Italia è un paese che le sue migliori bellezze non sono, sono frutto proprio di un'architettura, di una convivenza, una forma di convivenza fatta di piccole cose, piccoli usi, cioè le città medievali, città rinascimentali, sono dei crocchi disordinati, ma sono belli per quello, non sono razionaliste. Cioè. Quindi la sensazione che ti dà la periferia, comunque questo Terrenwagen, è un po' questa, cioè è l'idea di un'anarchia che però andrebbe ascoltata, perché dentro questa anarchia ci sono dei temi molto interessanti di poetica del vivere di comunità urbana. Dirò di più, diciamo, tutto questo centro lineare, questo fuori mura vegliare, è un luogo che ha sostituito il luogo del tempo, cioè ormai qui si pensa solo a spostarsi e a capire quanto serve per andare da un punto a un altro, e lo spazio che c'è tra un punto e un altro non esiste più. La meraviglia di chi ha avuto l'onore di conoscere l'altro Nicolini, prima a Napoli, per un progetto che ho fatto tanti anni fa, quando lavoravo con Bassolino, ma poi l'ho riacchiappato perché secondo me è un vero genio, un grande intellettuale, e lui, l'ho scoperto, era l'unico che aveva scritto un saggio sul grande raccordo anulare, e lo aveva chiamato, titolo meraviglioso, La macchina celibe, cioè sosteneva che, proprio esattamente, proprio scientifico, che il grande raccordo anulare non era affatto un'infrastruttura costruita e pensata per organizzare i flussi della città, ma era una forma di censura delle contraddizioni della città. Cioè tu, quando eri sul raccordo, potevi essere metropolitano, ma assolutamente non ti accorgevi di quello che stavi attraversando. Quindi lui polemicamente diceva il grande raccordo anulare è una forma di censura. Un nuovo muro, non solo un muro, ma è anche un luogo che non ti consente di vivere la città, perché non la vivi. Era una provocazione, chiaramente, l'uomo era un provocatore, ma era un provocatore intelligente, e questo per dire che quando sempre di più nelle città si sostituisce il tempo allo spazio, cioè i luoghi dove fermarsi e avere delle pause, le città diventano, cioè sparisce il senso della città, invece le pause sono la città. E lo dico perché sia nel libro vengono fuori un po', no? questa un po' ansia, no? del vivere uno spazio senza riuscire mai a fermarsi, in un luogo nel quale ti riconosci, e questo lo sento da Calvino, ci sono tanti che parlano dell'idea delle pause, cioè che la città è fatta di desideri, è fatta di luoghi dove fermarti, è fatta di luoghi dove stare a perdere del tempo, a non pensare. Invece noi, diciamo, questi stanno un sacco in macchina proprio.
sei in transito, no? Non sei, stai mai fermo. Anche quando parla di transizione di personaggio, è bella molto questa cosa, diciamo, questa macchina con il poliziotto, diciamo, questi appuntamenti in macchina. Effettivamente, se devo pensare alla vita sentimentale che ho avuto, alla vita di amicizia, quanta quella vita sia stata passata consumata in macchina. Cioè, mi sembra di poter buttare lì una provocazione sempre ai nostri ospiti, è quella di dire: ma perché non si pensa alla città come una forma di narrazione continua, cioè a una forma di un luogo che è perennemente indeterminato, no? Cioè perché si deve pensare alla città a un luogo di descrivere con una nettezza? La città, secondo me, è una grande leva che continua a trasformarsi, a muoversi, è il bello della città, perché le comunità cambiano, perché i bisogni culturali cambiano, le epoche cambiano, e quindi è necessario continuare a raccontarla. E secondo me la funzione dell'architetto, che ha drammaticamente fallito nella sua, quando diventa urbanista, fallito per forse 50 anni, dato che poi non mi risulta che ne abbia fatta quasi una giusta, direi che sarebbe più utile che fosse un servitore della comunità piuttosto che un tolemaico progettatore. Questo è il tuo tipo, perché ti voglio, non so. Io voglio sentire per tu. Sì, ho buttato un po' di sassolini nell'acqua. È pieno qua, Sì, ma infatti apposta la questa zona. Se no, mi cari. Ma inizia da. Dirò una cosa che è sconclusionata, però. La cosa che emerge dalla vostra conversazione, mi è sembrato e si ripete costantemente, è l'assenza di progetto. Cioè, il movimento non ha progetto, la città non ha progetto, la vita non ha progetto, in questo scorrere. Ed è, devo dire, la cosa che io costantemente cerco invece di contrastare attraverso la mia vita, il mio lavoro, quello che faccio, alla città stessa. Se c'è qualche cosa invece, secondo me, che in qualche modo può modificare, anestetizzare alcuni processi della città che avete perfettamente descritto, e non voglio ritenere fuori perché il rischio è sempre poi di andare a descrivere dettagli insignificanti. Però è vero che la città di Roma, credo come tante altre città, cioè quelle città che raggiungono un certo livello di complessità, e in Italia devo dire non sono molti casi. C'è una questione che è la dimensione, quante persone siamo a vivere quello spazio, e di conseguenza questa cosa inevitabilmente si modifica. E invece diciamo che anche l'atto di progettazione che c'è dietro questo spazio è il tentativo in qualche modo di resistere. Cioè, noi invece devo dire che crediamo piuttosto in quest'idea qua, che il progetto forse è l'unico modo per contrastare questa condizione. Io non sono dell'idea di abbandonarmi e farmi, diciamo così, trascinare nella corrente. In questa cosa. No, perché devo dire, avete citato Corviale, noi abbiamo lavorato a Corviale diverso tempo, Stalker e altri, abbiamo fatto queste operazioni di deriva, abbiamo, diciamo così, assaporato, vissuto e, diciamo, gioito di questa possibilità, che è stata meravigliosa e probabilmente anche in qualche modo influito la nostra idea di lettura della città, questa possibilità di osservare la città da altri punti di vista, anche, diciamo, dal punto di vista antropologico, della condizione delle persone e tutto il resto che ne deriva. Però poi a un certo punto, non mi ricordo neanche quando, ma a un certo punto è anche accaduto che questo processo aveva un tempo, diciamo così, limitato. Cioè non si poteva andare oltre, o si sarebbe potuto fare, ma a un certo punto ti saresti sentito in qualche modo perso. Cioè questa volontà di perdersi a un certo punto, secondo me, tra virgolette, controllata, se poi ti perdi veramente, vieni in questo senso trascinato via. E abbiamo iniziato a pensare che, diciamo così, avevamo come piccola comunità deciso di rimanere a Roma, perché l'altra alternativa in fondo
libertà, ma una volta che uno decide di rimanere, la deve fare, diciamo, in qualche modo nel modo migliore. Io ho una mia teoria che il modo migliore è costruirsi i propri giocattoli, e devo dire che forse questo è uno dei tanti. Questi giocattoli hanno però, diciamo, tra virgolette, anche un ruolo e una ricaduta. Vedete, sono delle paranoie, diciamo, perdonate il mio architettese che è abbastanza spinto, nel senso che in realtà tutto il nostro, come diciamo nel mondo della letteratura, c'è una serie di codici, chiaramente anche la scrittura, questo è evidente. Però diciamo, il contrasto del progetto è quello che in qualche modo vedete in questa mostra, cioè che è il tentativo di apporre una perfezione, un rigore a qualche cosa che, diciamo, non verrà mai modificato. Quindi noi passiamo, non so, settimane intere a curare esattamente, tu le passi settimane intere a curare perfettamente la cosa, con la coscienza del fatto che andrò a mettere in un luogo umido, una grotta costruita, non so se avete avuto la possibilità di osservare dove c'era la porta, quindi diciamo a ridosso di il mito della città, l'acquedotto romano che attraversa la città, una città appunto fare questo acquedotto super romantico che richiama Pasolini, tutto il resto, diciamo, è questo contrasto. Anziché, diciamo così, lasciarci prendere e risucchiare da questa, tra virgolette, condizione, noi in qualche modo apponiamo un progetto di tentativo di precisione, un tentativo, non so, delle foto prestampate che poi appunto l'umidità farà modificare. Questa volta hanno detto basta una notte, basta una notte, cioè tutta una precisione con il righello, la squadra che comunque scomparirà. Questo è chiaro che, diciamo, è evidente, noi sappiamo di non poter fare una cosa diversa, cioè noi non pensiamo che il progetto che tu applichi sia risolutivo, però diciamo che in qualche modo ci sembra poter essere un antidoto, e in questo contrasto tra, tra virgolette, precisione. Devo dire che la parola precisione si può anche tradurre in un altro termine, che è la bellezza, voglio dire, questo tentativo di controllo è per gli architetti la possibilità, diciamo, nel controllo di ritrovare una possibile bellezza, contrasta costantemente ed è insuperabile chiaramente questa lotta rispetto alla condizione. Questo volevo apportare da professionista. Mi sembra una definizione perfetta di scrittura. No, ma altro che volevo dire, cioè, che quanto mi piaceva, quando voi descrivete l'impostazione, mi sembra trovarmi di fronte a un computer che inizia un progetto, è lo stesso identico modo. Ho trovato delle grandi analogie. Però, se lui ha citato l'ascolto, io da scrittrice, io il problema che mi sono posta con Roma è appunto chi può raccontare cosa, no? E quindi nel momento in cui, ovviamente per me è facile perché io lavoro con dei personaggi e comunque questo per me richiede una certa etica in un certo senso, soprattutto in questo momento storico. Qualche settimana fa facevo un dibattito abbastanza vivace con una scrittrice sudafricana che parlava. Sembra che sto facendo una digressione, ma c'entra, parlavo, non so se avete visto questo quadro che hanno esposto al MoMA, questo sul linciaggio di Emmett Till, che era stato accusato di aver violentato due bianche, e non era vero, lo hanno linciato. Una pittrice bianca fa questo quadro, cioè si apre un grossissimo dibattito su chi ha il permesso di dire cosa, e questa scrittrice diceva: io sarei molto cauta, sono sempre molto cauta a mettermi in una prospettiva di donna, una prospettiva working class, in una prospettiva di qualcuno di una razza diversa dalla mia. Quindi questo tentativo di immedesimarsi a questo punto limita un po' il lavoro di scrittura, che invece è un affrancarsi dal corpo che ti ritrovi o dalla situazione in cui ti ritrovi. E quindi lui parlava di ascolto, Nicolò, e tu, citando questo tentativo della progettazione, tu però devi interfacciarti necessariamente con delle comunità. Io, la cosa più intima è lo spazio in cui vivi, quindi io non so, trovo più semplice operativamente ascoltare e perdersi piuttosto che porre un confine necessario, perché poi viviamo tutti in architettura, ma come fai quella cosa senza costantemente proiettarti in chi abiterà quello spazio? È una domanda macro. Questa mostra che ora voi vedete dalle pareti, questo è un diretto ascolto della città, cioè voglio dire, si possono ascoltare le persone, ma si possono anche ascoltare le cose, perché anche le cose, diciamo, in qualche modo detengono una storia. E diciamo, giusto per fare un po' di pubblicità, il progetto
Questo progetto vi dimostra, che cercherò di spiegare in modo molto semplice, racconta nuove storie, che sono queste nuove fotografie che voi avete alle vostre spalle, che sono dei nuovi luoghi, perdonate il fatto che sono prettamente posizionati all'interno delle mura aureliane, ma tranne uno, diciamo, questo è dovuto alla bellezza però delle storie che questi nuovi luoghi rappresentano. E sono nuovi luoghi che avrebbero dovuto ospitare nuovi straordinari progetti, che in qualche modo forse avrebbero potuto veramente costruire un'immagine di Roma moderna. Questi nuovi progetti chiaramente che non sono mai stati realizzati e quindi diciamo potrebbero essere osservati come ulteriori fallimenti di una città che in fondo è un accatastamento, di queste, un'accumulazione di queste. Ma le storie sono incredibilmente interessanti perché dietro questi nuovi fallimenti ci sono nuovi progetti di nuovi architetti, chiaramente posizionati all'interno di un preciso momento storico di cambiamento tra gli anni 30 e gli anni 80, in cui Roma vive, dal nostro punto di vista, delle stagioni in qualche modo ancora mitiche, il passaggio delle guerre, la costruzione dell'euro, il 1966 il momento di grande cambiamento di Roma, ma in generale dell'Italia fino agli anni 80. E nel far riaffiorare questi nuovi racconti, noi cerchiamo in qualche modo di rendere l'oggetto e in generale l'architettura un personaggio che possiamo in qualche modo ascoltare, che ancora oggi ci può dire qualcosa. E infatti abbiamo chiesto a 9 studi di architettura italiani, molto giovani, quindi in questo modo contrapporre una certa idea di ottimismo a un'idea di fallimento, riprendere questi progetti e li raccontarli. Quindi anche l'architettura stessa, per quanto così odiata e bisfrattata, ha qualche cosa da dirci oggi. Vabbè, io volevo solo diciamo che come architetto credo che bisogna avere molta cautela quando si dice bisogna ascoltare le persone eccetera eccetera, perché l'architettura forse in maniera differente dalla scrittura è un sistema molto complesso che in cui gli utenti sono uno degli attori, ma poi c'è il potere politico, c'è il potere economico, c'è gli eventi della storia, c'è un contesto molto più ampio e complesso, diciamo, che va molto al di là del soddisfare i presunti bisogni di certe persone. Io non sono molto, non concordo molto con dismettere la stagione, diciamo, degli anni, diciamo, del secondo dopoguerra, specialmente degli anni 60 e 70, come una stagione di fallimento dell'architettura. È una stagione sicuramente molto controversa, molto complessa, e trovatemi delle altre case sociali che sono state fatte dopo, non ci sono case sociali, case popolari, case accessibili, case sono praticamente quasi inesistenti, per esempio questo è un punto. Il problema della quantità che dice Matteo è un problema molto complesso, perché se bisogna per esempio dare la casa a 10.000 persone come il progetto di Corviale prevede, può significare molte cose diverse. Ora non entriamo forse nella questione specifica del progetto di Corviale, dell'ideologia che c'è dietro, che sicuramente oggi non è che è riproponibile in quanto tale, e in ogni caso possiamo parlare anche del Laurentino 38, ma voglio dire, questi progetti, diciamo, i progetti, diciamo, dello Stato, se, con tutte le loro contraddizioni e anche colpevoli assenze, diciamo, segnavano però un punto abbastanza fermo all'interno di questa galassia. Volevo leggere a proposito di questa cosa, secondo me, un paio di cose del libro, così, che non è che ovviamente c'entrano col Corviale, ma secondo me erano interessanti dal punto di vista che c'è un momento nel libro in cui si progetta, perché bisogna aprire un naif, quindi bisogna capire che cos'è un naif e come si apre un naif, che è effettivamente un progetto di architettura e anche di urbanismo. Vanno questo gruppo di personaggi, diciamo, vanno in giro a vedere come sono, non sanno nulla dei naif, non hanno mai aperto un naif, e anche questa è una cosa che io l'ho trovata meravigliosa del libro. Il libro ovviamente
questo è uno dei personaggi in prigione, quindi c'è subito il fatto della malavita, il racket, tutte queste cose qua. Però in realtà loro partono come dei ragazzi sostanzialmente, sì, diciamo di periferia, ma del tutto estranei, o almeno sembra, a ricordi del padre, un'officina, sono persone diciamo normalissime, e piano piano la città se li mangia, perché entrano dalla porta sbagliata forse, che è quella del night, quindi con le ballerine, che poi le ballerine diventano prostitute, che poi lo sballo dell'alcol diventa il giro della droga, che poi pagare l'affitto diventa il racket, però la protezione, eccetera, eccetera. E questa cosa qua io l'ho trovata molto interessante, perché Roma è sicuramente una città che ti mangia, cioè che ti accoglie, ma ti accoglie anche un po' come una balena di Pinocchio, diciamo. C'è una cosa, per esempio c'è una frase molto interessante per me come architetto, che dice: per noi il night doveva essere un posto dove staccavi i piedi da terra e ti si piegavano le ginocchia all'uscita. Volevamo far perdere ore, ricordi e soci. Questo è un progetto, è un'ambizione non così, come dire, innocente, ecco. Non è un'ambizione innocente, diciamo, se vogliamo dirlo così, diciamo che è una questione di soldi, di ore, ricordi e soldi. In qualche modo c'è questa idea di riscoltarsi che stanno a Roma, in qualche modo, no? Questa idea del tempo che passa, che va perso più che guadagnato. Questo l'ho trovato molto, molto bello, molto azzeccato, diciamo. Poi vabbè, c'è questa frase che forse è una frase un po' interessante, perché anche Cristian diceva prima, come diceva mio nonno, è una cosa proprio tipica romana, no? Il proverbio romano proprio così, che Claudio credo che inventa questo proverbio, non lo so se l'ha sentito da qualche parte, che dice che Roma è impossibile, anzi, diciamo dall'inizio, la fidanzata di un poliziotto che ha rischiato di essere tramortita da un uragano a Bali, cioè questo... tutta un'idea di questa cosa, questi qua non sono solo nella periferia di Roma, vanno a Bali, ovviamente in altre periferie in un certo senso, si lamenta del suo lavoro in ospedale e dice che Roma è impossibile. Qualcuno risponde: questa città abbrutisce solo chi non la capisce. E a me questo mi ha lasciato un po', effettivamente questo volevo chiedere a Claudio, cosa c'è da capire in qualche modo. E poi un'altra frase che volevo leggere, scusate, ma secondo me è bello leggere delle frasi del libro. Ecco, a un certo punto, ecco, quando loro cercano il night, c'è questa definizione fantastica della periferia, che è questa: non ci sono i supermercati, i negozi, non ci sono le piazze, non c'è niente. Cioè, è questo senso di nulla, che però subito dopo, nella stessa pagina, che ho trovato, forse è una coincidenza probabilmente, però ho trovato anche bello, è che Caterina a un certo punto dice: quella sera ho capito che un night deve avere le stesse luci degli acquari, è più facile andare in fondo quando ti guardi allo specchio e sembri una sirena, una creatura che non esiste, che è ovviamente un'idea, secondo me un'immagine molto forte di questo, di come si può vivere nel niente, ecco. Fine. No, cosa c'è da capire? Questo mi sembra una cosa molto bella. Beh, anche estremamente difficile rispondere, nel senso che prima Davide mi ha chiesto in macchina che cosa intende dire con questa frase, è il fatto che per me... Siamo in macchina, eh? Esatto. E, io dicevo appunto questa cosa di non avere accesso, non avere diritto, è una delle cose che mi mancava, tant'è che me lo sono inventato, perché non mi è stato trasmesso né nel sangue, né nella retorica, né per via generazionale il proverbio romano. E quindi avrei trovato molto imbarazzo a usarne qualcuno, perché io stessa non la capivo, e quindi arrivavo con questa frase a trovare io, e questa è una prospettiva estremamente soggettiva, una possibilità di sintesi per quello che è il carattere romano, ammesso che esista. Tutto il mio lavoro va in direzione opposta rispetto a riassumere, a trovare epitaffi, a trovare semplificazioni, però in quel momento ho avuto quasi una chiarezza cristallina, nel senso che io ritrovo, forse è questa cosa dell'antiperformativo, della lasciarsi andare, ma il rapporto, non so se dire di amore del cittadino con lo spazio, ma comunque un rapporto di accettazione, e questa è la cosa da capire, si basa, nel caso di Roma, forse più in altri casi, su, non mi piace dire fatalismo romantico, però c'è qualcosa sul fatto che c'è un'accettazione delle...
leggi caotiche, chi sopravvive qua è qualcuno che probabilmente, ma non in maniera passiva, in maniera attiva accetta l'idea che c'è questa deriva costante. Quindi non dico non sei innamorato del naufragio, ma lo accetti in quest'area. Questo per me è mettersi quasi in questa modalità acquatica dell'esistenza, come poi dice Caterina, è più facile esistere in quel modo, e non è un niente però, in un acquario sei circondato da acqua, sassi, alghe, forme di esistenza meno nobili forse, o qualcosa su cui tendi a sorvolare con lo sguardo. Però una cosa che mi interessava, che era stata detta prima, era ascoltare le cose, e sul fatto che una delle tendenze belle che noto nella letteratura contemporanea, poi non voglio entrare troppo nello specifico, però mi sembra che siamo in una bella fase in cui, non dico c'è la rinuncia all'umano, però per me da scrittrice sin da ragazzina era difficilissimo mettermi nella prospettiva dell'acqua, della montagna, del deserto. Io scrivo da una prospettiva umana, che sia una prima, una terza persona, mi colloco sempre in quella modalità. E recentemente è uscito un libro che si chiama Anatomia di un soldato, giusto, che prova a raccontare il conflitto in Afghanistan, eccetera, attraverso 32 oggetti. È una piccola cosa, però per me è stata un copernicana modo suo, perché a me interessa da scrittrice questa cosa dell'ascolto anche delle cose non senzienti, appunto, il fatto di, forse è una forzatura, perché come ti immagini acqua, come ti reinventi città, come ti reinventi strada. Però quello che ho imparato da questo libro, appunto, è prestare attenzione a tutta una serie di cose per cui l'umanismo che ho ereditato, insomma la prospettiva rinascimentale, mi diceva sempre di porre questo focus estremo sull'umano e sulle relazioni, e invece adesso c'è un ribaltamento quasi gerarchico. E non so chi ha citato, tu hai citato il coniglio prima, forse tu hai parlato dell'asino prima. Io era come se prima sorvolassi totalmente su qualsiasi elemento zootecnico di flora e fauna. Per me non era assolutamente importante, la città era cemento, vetro e cristalli. Invece adesso io la abito in un modo diverso, e credo che questo si sta infiltrando piano piano in letteratura, poi dopo probabilmente. E niente, volevo dire questo. Posso... Io volevo prima di tutto dirti perché mi è piaciuto il tuo libro, perché mi è piaciuto il tuo libro, perché appunto continuo, l'ho letto un paio di settimane fa, e continuo a incontrare per caso i tre protagonisti, intanto mi giro, li vedo, cioè, sono persone che ti tengono compagnia, ma ti tengono compagnia non solo come personaggi, ma insieme allo sfondo. Cioè, io non ci leggo Roma in questo libro, forse proprio perché poi tutti i luoghi che tu racconti sono luoghi che io proprio ho vissuto, avevo lo studio a Reviglia, ci ho abitato, poi ho avuto il mio primo studio ce l'ho avuto a Reviglia, e man mano mi avvicinavo al centro, poi la Tiburtina, quando parli appunto dell'ultima casa, tutti quei luoghi che descrivi, da Pignattara, cioè, sono luoghi che ho vissuto. E manca che... Ciglia. Mi manca Ciglia, ma c'ho tempo. Quindi, però ripeto, non ci, anche se riconosco i luoghi, quindi ci vedo Roma naturalmente, però per me quello che mi interessa di questo libro è come i protagonisti si confondono con lo spazio della città. Cioè, potrebbe essere un libro che racconta Torino, Milano, cioè per me non racconta Roma, però racconta la città, e quindi racconta, riesce quasi a creare dei modelli, no, di luoghi, il Night, che potrebbe essere, sì, anche sulla Tiburtina, ma ce ne sono infiniti in altri posti. Sono andato anche a cercare il luogo del Night, perché mio fratello c'è lo studio proprio là. E ho detto, magari mi torna l'abbia sera. Mi sono ispirato al Night alla Ciglia, che esiste. E quindi, da questo punto di vista, mi piace proprio, mi è piaciuto, e ho trovato una cosa molto bella, proprio la presenza della città e non di Roma. Perché di solito Roma poi viene sempre raccontata nei libri dagli scrittori attraverso una serie di luoghi comuni, no? Io non amo i libri su Roma, perché penso che non ci siano degli scrittori che sono in grado a raccontare. Tanta gente che scrive sa raccontare Roma, però la leggo poco nei libri, la riconosco poco, no? Il film di Sorrentino penso sia uno dei più brutti film in assoluto su Roma, ma anche Sacro Gran non è infatti impazzire. Però già, eh? Perché? Perché? No, perché ha un nastro, se no ci abbiamo tempo, c'è un'ora e mezza, finiamo.
Quindi questa era la, cioè, questa era una cosa. Sono poi su quello che invece tu hai citato, quello che tu hai citato invece sul raccordo anulare, invece penso che non sia vero che non sia stato considerato, è stato considerato da architetti, da urbanisti, da scrittori, da chi ha guardato, a chi ha guardato l'architettura, perché è sempre, io personalmente io ho fatto uno dei miei progetti, è stato, perché adesso è nella collezione del Mazzi, quindi visibilissimo, però appunto è stato, non ho camminato perché non ce la facevo a camminare attorno a Roma, però l'ho attraversato in macchina, ho fatto un video attraversandolo in macchina e affittando un piccolo aereo e riprendendolo da sopra dalla corda anulare e poi girando sempre in macchina, ogni tanto scendevo, facevo 10 metri a piedi in macchina e fotografando attorno, no? Cioè proprio per tentare di mettere insieme qualcosa che mi serviva, no, poi per raccontare il progetto, no? E quindi era un racconto sul progetto che poi andavamo a proporre. Quindi secondo me invece c'è stata questa idea del raccordo anulare come nuove mura di Roma, no? Quindi questo, il fatto che sì, è vero, questi luoghi della mostra sono all'interno del raccordo anulare, sono all'interno delle mura aureliane, perché poi purtroppo l'architettura, se c'è stato un problema, forse è stato quello che l'architettura ha sempre guardato dentro la città, è la politica, è ci ha messo di fronte a una città e a una periferia. Mentre secondo me, appunto, nel momento che tu consideri il raccordo anulare come le nuove mura di Roma, allora c'è un altro mondo, un'altra complessità, cioè quello che non ti fa entrare, allora in questo sono d'accordo, no? Quello che tu entri dentro queste nuove mura di Roma e ti stupisci non perché c'hai dei monumenti meravigliosi, una storia meravigliosa, perché c'hai non più una storia, ma c'hai tante storie che si intrecciano e si mescolano. E che secondo me proprio questo considerare l'architettura, tanto giornalismo contemporaneo poi lavora e racconta, no, dei luoghi della città, cioè Stefano che ce l'ha raccontata attraverso le mappe, ce l'ha raccontata anche qui a campo, e secondo me è anche un modo di guardare una Roma in maniera dinamica, no? Però appunto gli scrittori non sono riusciti secondo me a farlo, tu sei riuscito a farlo perché forse hai raccontato appunto dei luoghi che hai vissuto, ma appunto facevano parte dei personaggi, cioè secondo me questi personaggi senza quei luoghi forse non potevano esistere o sopravvivere. Rispondo io per Claudia. Mentre parlavamo cercavo di, come dire, di avere un minimo di intelligenza emotiva, e io non ho mai avuto una fidanzata che facesse la scrittrice, ho avuto una fidanzata che faceva l'architetta con un padre architetto, e mi rendo conto che, diciamo, subodoravo, diciamo, questo livello di conflitto molto educato nei conflitti molto educati che avevamo noi, come una specie di, come dire, di accordo impossibile, perché effettivamente non c'è nessuna possibilità di accordo, secondo me, nel senso che le due forme sono due forme di idee del mondo veramente non antitetiche, ma nemiche. C'era, io mi sono laureato su un filosofo che si chiama Paul Ricoeur, e lui era un filosofo ermeneutico, diciamo. A un certo punto si è confrontato negli anni 60 con lo strutturalismo, quindi con Lévi-Strauss, con Grimas, con Genette, eccetera. E c'era questo, erano, diciamo, i due grandi maestri negli anni 60, e racconta in una specie di biografia che questo incontro con Grimas a un certo punto era diventata una discussione, per cui Grimas diceva: io sono uno strutturalista, per cui io metto la tua filosofia ermeneutica in uno spazio all'interno del mio quadro in cui io colloco poi il resto. E Alighieri faceva: no, sono io che ti inglobo in realtà, perché io inglobo il tuo strutturalismo come una fase del fatto che a un certo punto invece l'ermeneutica si pone in altri modi. Ed effettivamente, come dire, c'è un'ambizione titanica da entrambe le parti. Quando tu dicevi che avevi un progetto, e di fatto la cosa che sentivo io era:
vediamo chi campa più a lungo. Nel senso, vediamo chi in qualche modo ha l'ultima parola, cioè nel senso lo scrittore è quello che quando poi i progetti sono stati fatti, appunto i templi sono stati costruiti, ma magari appunto sono caduti, eccetera, eccetera, poi può descrivere in fondo quello che è restato. E dall'altra parte l'architetto è quello che appunto con il piglio che tu dicevi, o con appunto anche come dire, l'ottimismo che ci mettevi tu, e con la solidità pratica che tu dicevi, in fondo tutto ciò che facciamo in progettazione, persino appunto andare alla ricerca di un arte è pensare di vedere la città, che un architetto semplicemente cerca di organizzare tenendo conto di più fattori che sono appunto la politica, il male, l'indico. Ok, da parte dello scrittore mio, ma insomma forse visto che mi hai fatto rispondere come una risposta d'ufficio a Claudia, non so se anche Nicolò così, quindi diciamo che forse diciamo dello scrittore che conosce un po' il lavoro di Claudio Durastanti, che probabilmente ha delle forme di empatia con il suo mondo, di fatto c'è l'idea che poi a un certo punto il mondo, le vite, le cose si disfanno, e quindi c'è l'idea che noi siamo, come dire, per usare due metafore hegeliane, la civetta che si alza sul far della sera, che a un certo punto, dopo quello che tutto è successo, riesce a vedere e a pensare che può descrivere tutto quello che è successo, così, ma siamo dall'altro tempo, ci confrontiamo con l'altra figura hegeliana, che è la talpa, che a un certo punto scava sotto la storia. Ecco, se io penso all'architetto, penso alla talpa che scava sotto la storia, che in qualche modo muove le cose. E se devo pensare alla scrittura, penso a questa nottola di Minerva che sul far della sera si alza, visto che appunto ci piacciono gli animali, quindi c'è la nottola della talpa. A me quello che ha colpito in qualche modo nel romanzo di Claudia, senza voler dire, cioè, senza, però nel senso, quello che mi ha colpito è come viene fuori questa sorta di arcipelago, nebulosa, galassia di Roma, che infatti il romanzo non si svolge neanche in qualche punto specifico, si va sullo Stiense, poi c'è Torpignattara, poi c'è la Cilia, poi sono come delle, come se parlassi del, appunto di una costellazione, c'è Alfa Centauri, cioè sono dei punti in uno spazio però che praticamente è il nulla sostanzialmente. E io l'ho trovato molto, cioè questa metamorfico, cioè in continuo divenire, in continuo divenire, sì, come una piccola cultura di batteri, però, cioè nel senso senza scopo, senza ethos, diciamo, queste persone che vagano in questa periferia, la cui, diciamo, senza un'aspirazione, senza una effettiva, con una vita che gli viene addosso, diciamo, in qualche modo, ma non è che questa è una colpa di queste, di questa, non c'è una questione morale dentro di questa cosa. Perché io, mi piace molto questa cosa, la civetta, meraviglioso. Dico però che per molti, molti anni a Roma, diciamo, la talpa l'hanno segata, diciamo, non c'è più la talpa, sostanzialmente. Oppure ci sono i vecchi talponi, diciamo, della costruzione romana. Questo, secondo me, impoverisce anche la civetta, dico questa cosa. Cioè io non vedo questi due, diciamo, la narrazione della città, credo che si arricchisce se ci sono dei progetti anche problematici, anche con, per esempio, voglio dire, il Corvi Arpas è meraviglioso per raccontare delle storie, diciamo, nella sua, può essere anche, tu lo vedi come cosa molto drammatica, io lo posso vedere in maniera diversa, ma importante è quello che vedono quelli che ci abitano, quelli che ci abitano, guarda, molti sono anche contenti, li ho conosciuti parecchi, no, ma è una questione, diciamo, complessa, cioè non è soltanto, sai, se tu sei nato dentro col viale, oppure ti ci hanno mandato, che è ancora peggio. Un corso che nasce in galera, effettivamente. No, è un esattamente, cioè, diciamo, la fertilità è quello che è il problema di.
Sì, però quello che voglio dire è che dentro quei progetti eventualmente sbagliati, no? Un po' come, non so, per esempio il Colosseo, ci si mangiavano i cristiani, un'idea che forse oggi non sarebbe così poi, diciamo, felice. Allo stesso tempo, diciamo, per esempio il Colosseo è stato costruito sopra il laghetto di Nerone per cancellarne la memoria, no? Ad esempio. L'architettura ha questa potenza di costruire un conflitto, diciamo, con gli abitanti o tra periodi storici, eccetera, eccetera. Credo che negli ultimi, diciamo, 20-25 anni a Roma questo conflitto è stato, c'è stato il tentativo, diciamo, di silenziare questo conflitto attraverso la distribuzione sconsiderata della crescita della città, secondo logiche, diciamo, che non hanno nulla a che vedere. Certo, poi forse il singolo signore che si trova a abitare nella palazzina di Caltagirone sarà molto più contento del suo cessetto con le piastrelle 10-10 o con le sue finiture addirittura in marmo, un travertino. Ma allo stesso tempo, quale sarà la sua, diciamo, idea di città, quale sarà la sua espressione, quale sarà il suo luogo in quale è venuto a vivere? Non sono così convinto che se abiti a Ponte di Nona hai, diciamo, una maggiore, diciamo così, maggiore libertà che se abiti alla Valentino 38. Non voglio lanciare questa seconda. Beh, ci sono diverse forme di fallimenti, effettivamente, anche Ponte di Nona è un altro fallimento clamoroso, perché poi, come sappiamo bene, la storia dell'edilizia convenzionata, popolare, eccetera, ha una storia che si sviluppa lungo gli anni, quindi prima ci lavora lo Stato con un'idea nord-europea e quindi vuole importare via nord-europea di risoluzione dei problemi degli abitativi, che poi a Roma vivevano addirittura nelle baracche. E poi invece c'è un'idea più convenzionata dove invece arrivano i privati e fanno anche loro le proprie speculazioni. Il risultato, secondo me, continua a essere un grande fallimento. Mi piacerebbe capire se in questo terrain vague che io continuo a citare come un luogo indefinito in qualche modo e non progettato alla fine, dove ci sono delle tutto il intorno a Roma, se ci sono dei luoghi che invece hanno una qualità urbana in termini di risoluzione dei temi del desiderio del vivere in comunità, che hanno una dignità. Io non li ho visti, ho fatto 300 km a piedi, non li ho visti, però magari ci sono, non so, io davvero non li ho visti. Dove ci sono, sono tutte forme anarchiche, cioè autoprodotte, autogestite e autoconcepite, quindi sono, come dire, gente che vive sugli alberi, tanto per dare un'icona un po' così. Però l'altra cosa che non mi ha convinto delle cose che dicevi tu era che l'architettura è una cosa complessa, ecco, mi sembra un rifugiarsi dietro qualcosa che la complessità è, c'è in tutto, c'è nella nostra vita, c'è nei desideri che abbiamo noi, c'è, quindi però l'architettura dovrebbe mai dire, risolvere i nostri problemi quotidiani, no? Cioè metterci nelle condizioni. Anche sì, però. Ma come un libro, come dire che un libro. Che no, anche sì, cioè, risolve i problemi quotidiani, ma non è così. Comunque, ma infatti questo è il punto, sono contento di questo conflitto perché lo ritrovo continuamente, perché ho molti amici architetti con i quali discuto animatamente di questo tema. Credo che nella funzione non solo sociale ma anche estetica dell'architettura, ci credo tantissimo, perché quando vedo delle cose belle sono molto contento, però penso, straordinariamente penso, parlo per esempio delle company town, faccio un esempio tanto per farne uno, che le company town, che sono delle forme urbane che risolvevano il problema abitativo di persone che stavano intorno alla fabbrica, quindi sono Ivrea piuttosto che Dalmine, piuttosto che insomma, ecco, quelle per esempio sono delle forme urbane di progettazione che andavano incontro molto molto attentamente ai bisogni specifici di quella comunità e li risolvevano, perché l'architetto si metteva al servizio della comunità. Io trovo, ma è una mia opinione, come dire, assolutamente personale, che
da molti anni invece ci sia una forma di protagonismo da parte dell'architettura che travalica il segno e il significato dell'architettura spesso, e quindi se non è un fatto invece di simbolismo, quindi se tu vuoi fare il museo Maxi della Trade, ok, benissimo, cioè quello deve essere, è un landmark in qualche modo, è un attrattore anche ormai c'è. Se sappiamo, non voglio andare in quel campo lì, non voglio entrare a parlare di Archistar, eccetera, eccetera, più di ne scampi, però credo che questo sia un dibattito molto importante perché è uno dei temi importanti della tua città di Ren Kulas, che scrive il libretto, il mitico librettino Junk Space, di questa bulimia dell'architettura che vuole prendersi tutto e organizzare e disegnare e progettare e decidere come noi dobbiamo vivere dentro quegli spazi. Io trovo che questo sia una forma di appunto bulimia, di esagerazione che non che invece poi fallisce inevitabilmente, perché poi i parcheggi dei grandi progettati diventano dei luoghi dove si fa di rave, tutto si ribalta e tutto si riparte dai bisogni delle persone che si riappropriano dei propri centimetri, ecco. Ma quello che io sento nel libro è il senso di una vita di resistenza che non è nei non luoghi o nei luoghi che non esistono, ma è in uno spazio indefinito che invece secondo me è uno spazio che è un vero paesaggio, cioè proprio il paesaggio indefinito, che è un paesaggio bellissimo da raccontare e che bisognerebbe spesso lasciare così com'è e non pretendere di organizzarlo. Ti posso raccontare un episodio piccolissimo? Adesso mi era stato raccontato, lei non ci poteva raccontare. Non è stato possibile, lei non ci poteva raccontare. Allora, per inciso, il mio lavoro ha previsto anche un libro, dal quale è nato il film. Nel libro il nostro viaggiare racconta proprio la contraddizione di questi paesaggi indefiniti, e la cosa che ho tratto io come esperienza è che i luoghi esistono quando li racconti, non quando li progetti. Prima li devi raccontare, poi quando li hai raccontati e hanno una storia puoi cominciare a progettare. Posso a favore, 10 secondi. Secondo me quando devo raccontare Roma, per capire come è fatta Roma, parlo di Borgata Cinquina, perché Borgata Cinquina è un posto che è stato progettato 3 volte, nel senso, mentre Roma è un accumulo stratificato, non si capisce niente, lì ci sono costruito in 3 momenti diversi. Negli anni 50 sono arrivati gli immigrati da fuori Roma, hanno fatto le casette senza gli allacci dell'acqua, niente, hanno fatto le manifestazioni per poter portare l'acqua, l'elettricità, eccetera, eccetera. C'è una via che divide in mezzo proprio la città, quindi sono messi da una parte della strada. Negli anni 80 sono arrivate circa 3.500-4.000 persone con le case popolari orripilanti che l'hanno messa dall'altra parte della strada. Negli anni 2000 sono arrivate altre 5.000 persone con delle case popolari più belle, con i pannelli solari, eccetera, eccetera. Quindi Cinquina in qualche modo è un progetto folle di 50, 80, 2000. Quando andiamo oggi al 2000, fondamentalmente, tu c'hai questa cosa strana che da scrittore mi interessa, mi rendo conto a me, quindi la complessità, eccetera, eccetera. Di questi immigrati molisani, abruzzesi negli anni 50-60, che si rivedono le case popolari assegnate alle occupazioni di Oste, di Bocce, eccetera, eccetera, la loro povertà di 50 anni prima. Loro adesso hanno il Sudman, i figli a Cambridge, fanno il pranzo la domenica nella gazebo, così, e a un certo punto gli hanno messo nel loro quartiere, che era insomma una roba diventata quasi caduccia in qualche modo, abusiva, condonata, eccetera, eccetera, semi-le emigrati di fatto, perché metà delle persone che stanno nell'occupazione di Bocce, così. Rispetto a questo, tutto quello che viene fuori è una meravigliosa narrazione, per cui a un certo punto razzismo, i conflitti, questi qui che dicono che la gente si spara lì dentro, che ci sono le persone che si... cioè, è scoppia un racconto, effettivamente. In tutto questo è l'episodio che poi mi andrà a raccontare. Cos'è che mi interessa? Mi interessava moltissimo, per esempio, la storia dell'egiziana che cerca di interagire con i vecchi abitanti, così. Ma la storia che mi ha colpito a me da scrittore, ed è un po' forse quello che forse Niccolò e Claudia, come dire, dalla parte nella squadra degli scrittori stanno provando a diventare, ma ha colpito tantissimo la storia di un ragazzo di Ostia,
tunisino che non, non gli avevano dato la casa lì e gli avevano dato la famiglia del suo amico. Lui si faceva 3 ore e mezza, 4 ore, prendeva 5 autobus da Ostia per andarsi, non andava più a scuola, cioè nel senso doveva andare a scuola, faceva sega un giorno sì e l'altro pure, e si andava a fare 2-3 ore le canne lì a Cinquina, quindi all'altra parte del mondo, poi si metteva stonato sull'autobus e se ne tornava a Ostia. Giuro, era, quando conoscevo questa storia mi sembrava, come dire, la storia più bella del mondo, perché raccontava una relazione reale di un'amicizia al di là di tutto il pensabile. Certo, gli architetti non l'avevano costruita bene, ma in qualche modo pensavo, ma forse, che ne so, forse l'avevano costruita bene per capire che cosa vuol dire l'amicizia, forse quel racconto lì, la sua esplorazione della città gli sarebbe stata utile, non lo so, però a me era, come dire, dalla parte della sua parte di scrittori, il fatto che lo anche lui gli ha fatto un bel favore. Posso dire una cosa per smorzare? No! Gianfranco è sempre lui. Lui era un bestiale. Sì, ma perché poi ci piace questa cosa qui, no? Per fare le squadre, iniziare un po' di scuole, ma diciamoci la verità, poi abbiamo mostruosamente bisogno l'uno dell'altro, cioè non è un caso che in questo spazio qui dedicato all'architettura, poi comunque oggi abbiamo organizzato la presentazione del libro. Perché? Perché noi abbiamo un disperato bisogno di immaginare le nostre architetture comunque come scenografie di una qualche forma di narrazione, e quindi per noi la narrazione è una fonte di ispirazione fondamentale, abbiamo bisogno di storie da immaginare, non è che noi ci mettiamo a tavolino, tiriamo le righe 3 metri col camice bianco, scienziato, no? Cioè, noi ci immaginiamo la vita. Siamo dei bambini che pupazzano, e voi avete registrato il bisogno di scenari in cui poi queste storie che vi immaginate o che sentite in qualche modo devono avvenire, e poi li potete modificare nella vostra mente, li potete trasformare, li potete mettere vicini anche se sono in verità collocati nello spazio in modo diverso. Per cui secondo me c'è, e ci sono delle arti che poi un pochettino ci fondono, il cinema sicuramente è una di queste, no? Dove visivamente vediamo immediatamente tutte e due le cose, e non è il caso che Sacro Romano Gra diventa un documentario di grande successo. Confidiamo che si ricoprano d'oro e che magari fanno un film da prima della in prigione. E quindi secondo me Talca e Civetta in verità hanno veramente tanto bisogno l'uno dell'altro. Ma forse hanno anche bisogno di litigare un po'. E poi c'è una cosa anche molto bella, anche molto liberatoria in verità, che noi possiamo progettare tutto quello che vogliamo, ma poi le cose succedono, il tempo passa, gli spazi si modificano, Cinquina, ci ho passato anch'io parecchia mia infanzia. Cioè, una volta sentivo un bellissimo racconto di Gianni Petter, un architetto radicale, che raccontava di una sua visita a Bari mentre costruivano lo stadio, il San Nicola di Bari, passava quindi un po' distante dal cantiere, ancora in costruzione, quindi di notte, con i fari accesi, di corsa chiaramente, dovevano finire lo stadio per i mondiali, e c'era un gruppo di ragazzi che si faceva un bel cannone guardandosi dalla collina allo stadio, e lui disse, forse una buona architettura è proprio questo, cioè uno spazio dove alla fine tu ti metti lì e ti fai un bel cannone. E quindi cosa significa? No, vuol dire che anche queste cose qui, cioè alla fine le architetture funzionano quando riescono a ospitare le storie, che siano belle, che siano brutte, non importa. E tendenzialmente è molto difficile questa zona autentica, cioè la cosa bella è perché la tappa scava, che cosa ne sai fuori. Quello vuol dire che c'è speranza di scrittori, cioè, disperatamente bisogna che questi stronzi saccenti, arroganti. No, però c'è anche. Vi parlerò solo l'anno prossimo, spero che andrà bene. Come per esempio io curerò una mostra in Francia e la mostra, una biennale di architettura, e apre con una serie di progetti, però il catalogo sarà un catalogo molto tradizionale, però il vero catalogo con i testi, con la scrittura, sarà affidato a degli scrittori che dovranno poi visitare, guardare, capire i progetti e raccontarli sotto un'altra forma di narrazione. Quindi questo proprio perché per quanto mi riguarda non è una secondo me queste due forme si nutrono una dell'altra, quindi non puoi narrare se appunto non ci sono, tu raccontare bene della borgata
è quello che si è creato a Cinquina, però poi ti interessa una storia, però quella storia si è creata perché l'architettura nel bene o nel male ha creato le condizioni per cui queste storie potessero venire fuori. No? C'è, c'è un gruppo di architetti, adesso in questo momento mi sfugge il nome, mi dispiace, ma è di Milano, che lavorano nel corpo politecnico, un gruppetto di ragazzi, che hanno deciso di inserire degli elementi diciamo di luce di un progetto di architettura, che sono da prendere visure, da fare fotografie, eccetera, di fare un documentario. Cioè il documentario entra nel diciamo negli elementi costitutivi per partire col progetto. Okay? Quindi, cioè, chi progetta deve prima cimentarsi con la produzione di un piccolo documentario che racconta e che qui diciamo, l'architetto deve entrare in relazione con lo spazio raccontandolo, quindi deve mettersi in relazione con la narrazione. Quindi, perché, oltre che a fare tutto quello che serve per partire con un progetto, diciamo le cose chiare. Perché questo cambia la prospettiva, cambia la prospettiva. E sono molto bravi, mi sembra che io li ho visti incontro a Visual Escapes a Venezia, dove c'è stato questo incontro molto interessante proprio sul rapporto tra progettazione e narrazione, che era stato molto 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 produttivo, perché in realtà è un interesse che c'è molto grande, no? Cioè che quello che volevo dire fuori di polemica era che chi progetta, cioè secondo me ha come dovere prima di, siccome il progetto è una formula di racconto, no? Cioè è quello che tu vedi. Tu vedi lo spazio, vedi, lo devi progettare, il progetto è la tua interpretazione di quello spazio che si sviluppa verso il futuro. Potrebbe essere interessante immaginare che per progettare devi andare sul campo e raccontarlo, quindi dire io cosa ho visto, un prato, ho visto un prato con dei fossi, c'erano degli odori, c'erano dei progetti. Per tranquillizzarti, magari non viene bene, magari ho sentito un cattivo odore, però io questo lo faccio, che cerco di trovare uso il metodo per essere. Non volevo fare una gaffe, so benissimo che è un lavoro duro, no, quello che volevo dire è che poi devi raccontarlo, non solo farlo, capito? Quello lo racconto, cioè, il problema non è farlo, è farlo e poi raccontare. Volevo completare la cosa, cioè, perché andare a fare i sopralluoghi eccetera, andare a vedere i luoghi che sono da progettare, sicuramente gli architetti lo fanno, ma che lo fanno probabilmente meglio di come faccio io l'esploratore urbano, perché hanno più strumenti per vedere di quanti probabilmente ne vedo. Ma credo che il trasformare questo sguardo in narrazione possa essere un arricchimento. Io chiuderei, diciamo, secondo me una notte la vince, perché c'è un vantaggio simbolico, nel senso che possiamo probabilmente permetterci delle ambiguità che nel vostro campo creerebbero delle ricadute o che avrebbero delle conseguenze politiche devastanti, nel senso che io devo immaginare, non è che devo dire che immagino, devo immaginare Sisifo felice mentre spinge il masso sulla montagna, ma una delle mie provocazioni in questo testo era poter immaginare che una ragazza del genere avesse una forma di felicità, perché ero stanca di racconti, sono sempre stata devota al margine, ma il racconto sul margine era sempre di un determinato tipo, con dei problemi linguistici. L'altro giorno il Guardian ha fatto un pezzo in cui una scrittrice prendeva parola su critiche che aveva avuto sul suo libro perché i suoi personaggi working class avevano eloquenza nel parlato, e quindi a me sembra incredibile che ci sia ancora questo tipo di, però tu hai fatto un viaggio, esatto, hai raccolto delle testimonianze, e quindi probabilmente l'accumulazione di dati forse ti ha incoraggiato a pensare che c'è una forma di sopravvivenza neutrale oppure tendente al negativo in fallimenti architettonici del passato. Però io penso anche all'azione del tempo, noi abbiamo parlato di fallimenti del passato che vengono erosi sia dal tempo ma dalla vita che ci sta dentro. Mi quindi sono concentrato in queste cose che dici tu, mi sono concentrato a cercare le forme invece di sopravvivenza positiva, cioè lo stereotipo che dici tu, diciamo, la retorica della spiga, tanto non mi interessava. Nel senso, se tu parli di Corviale come fallimento, però prendi Corviale nel 2017, non so, io penso ai projects di Einstein. Corviale non ho raccontato niente, perché io Corviale lo trovo insopportabile come icona
perché secondo me è un morto tenuto in vita artificialmente, perché poi vanno lì politici a farsi vedere, dici, a Corviale è il contrario, è il contrario di quello che, perché è un posto dove ci sono 7 comandi di polizia, 8 vigili di chicchi, le cooperative che fanno le partite di rugby, dicendo, tutto pompato, come pieno di endovere che tengono in vita a Corviale. Se tu li togli quelli implodi immediatamente, basta andare nei posti tipo Laurentino 38, appunto, dove vedi poi la realtà, cioè vedi la realtà di luoghi che non sono dopati, no? Scusi, per la retorica della sopravvivenza. Perché la realtà a Roma deve essere Laurentino 38 contro Corviale? Cioè a Roma. Roma è sempre un gol sbagliato o una partita che non si gioca, cioè a Roma non si gioca mai, non si vince mai. Molti secondi. No, non volevo dire questo, però. So che io ci sono, sai che ci sono. Ma intanto il Corviale è pieno di servizi. Pieno di servizi, c'è un altro che funziona perfettamente. Poi il Corviale è topato. Però perché su Roma il dialogo deve essere Laurentino 38 contro Corviale? Cioè in mezzo alla città non esiste. Abbiamo capito, il centro non lo consideriamo, tutto il resto non esiste però. No, esiste come? Se vuoi parliamo anche l'altro, io non ho problemi. Cioè ci sono. No, però vogliamo parlare di anche questa piacevole conversazione di oggi con vogliamo parlare di San Basilio, parliamo di San Basilio, cioè ci sono tanti. Però siamo sempre lì, siamo sopra il disagio. Siamo di qualitare del disagio. Siamo lì, ma perché siamo qualitare del disagio Roma? Ma io non ho parlato di disagio. No, però siamo lì, San Basilio è quello. San Basilio, però è più lei che usa la parola disagio. Io non l'ho usata la parola disagio, io anzi l'ho detto in quello che ho fatto, che ho raccontato io per quello che mi riguarda, quindi mi limito a me stesso, ma anche il libro, secondo il bello di questo libro è proprio questo, si racconta storie invece di riappropriazione di luoghi e di spazi. Era no, però il libro di Claudia, e per quanto riguarda la mia esperienza, il progetto Sacro Graal, tutti i suoi sviluppi, libro, progetto fotografico e film, non racconta la sfiga, cioè non c'è la sfiga esiste, però io non l'ho raccontata, cioè ho raccontato storie di sopravvivenza e dignità, storie di dignità in luoghi che però esistono e che fino a quel tempo fa erano molto meno raccontati, cioè poco raccontati, insomma. Questo è quello che io penso, cioè il racconto il romanzo di Claudia raccontato io non era uscita dalla visione, questo infatti è un va benissimo che ci sia chi lo vede in un modo e chi lo vede l'altro. La scelta di Rosi per inquadrarmi in 13° piano di un palazzo con economi di uguale periferia moderna e mi fa vedere l'interno, non mi fa vedere quello che le persone vedono al 13° piano. Non è il 13°, è il 5°. Sì, ho capito quello che è. No, scelta. Paolo Regis, sì, sì. Siamo per dire. Una scelta. Poi ovvio che guardando sotto c'è la piazzetta brutta, chiusa, con le scritte, tale, tanto quelle sono ovunque. Si vede solo la finestra, ma noi vediamo quello che vedono loro, cioè loro non hanno cielo, non hanno. Non abbiamo fatto nemmeno il controcampo. Però questo si chiama sfiga. Si chiama disagio, la retorica del disagio. Allora mi chiedo semplicemente perché su Roma il racconto deve essere sempre tra queste due polarità. Ma io non ho raccontato quello, poi probabilmente giustamente visto quello che vedete. No, anche a volte no, io con grande. Anzi, manca giudizio, cioè se c'è una cosa che abbiamo tentato di fare nel film è quello di non esprimere giudizi, cioè di essere molto delicati nel come io penso ci sia lo stesso approccio anche nel libro, cioè un libro che si avvicina alle storie con una delicatezza, in particolare qui a una storia che poi delinea delle altre, con una delicatezza e una poesia che è un rispetto per un modo di sopravvivere, che è quello che ci appartiene a tutti quanti, cioè siamo ognuno di noi prigionieri delle proprie ossessioni e quindi io ne ho raccontate alcune, lei ne ha raccontate altre, non so che magari lei, però io so, appena finito adesso di fare un altro film che si chiama Magnifiche Sorti, che è la storia di un viaggio a piedi che ho sempre fatto intorno all'Expo a Milano, appunto, durante prima della costruzione dell'Expo, durante i 6 mesi dell'Expo e dopo, in cui ho individuato nelle storie che ho raccontato con l'attenzione a non giudicarle, spero,
per nessun modo, insomma, sono storie di bordo, cioè di questo vulcano che esplodeva retorica tutto il giorno e tutta la notte, però fuori dal muro, proprio c'è in quel caso di limite, molto delineato, c'era un reticolato con l'esercito che girava intorno, appena fuori, eccoci qua, cioè Le magnifiche sorti è una presa da un mio amico, come la del Bibo, me la sarei mai immaginato, ma è una frase di Leopardi che quando cammina su Vesuvio, le cinestre di Leopardi, vede le cinestre spucare dalla cenere e dice, vedi che cioè, sono delle forme di resistenza, perché tutta questa retorica sull'Expo che è stata fatta e che si dice abbia generato chissà cosa di là, poi in realtà in parte l'ha fatto, quindi nessuno sta a negare, però è incredibile che non si racconti un centimetro fuori dall'Expo, cioè l'Expo diventa una specie di elemento retorico di landmark che ha prodotto chissà cosa, e quindi allora vedi che io vengo incontro alla tua obiezione e dico, sì, magari si racconta anche la sfiga, ma io posso anche raccontare la retorica del successo, no? Perché l'Expo è considerato un emblema di successo straordinario che ha generato economia, messo a posto Milano, adesso sembra che sia chissà che cosa. In realtà manca la narrazione, secondo me, antiretorica di andare a vedere poi c'è un metro fuori sono le case popolari come a San Basilio con la comunità di pugliesi che occupano le case, c'è lo spaccio, ci sono i cimiteri, ci sono le galere, ci sono anche cose belle, ci sono ovunque, a Roma ce n'è un indice. No, ma però è un'idea di cioè è stato messo questo luogo in spiazzato lì e lì tutto un francobollo, insomma. Quando uscirà il film? C'è il documentario, no? Adesso. I produttori mi hanno creato dei problemi appunto perché era un film molto indipendente, non quindi mi hanno assistito anche Venezia, non lo so, no, quello mando poi in giro, adesso vediamo, poi incrociamo le dita, vediamo come prende, o comunque lo scritto sottolineare la qualità del libro che ha secondo me proprio invece la forza di raccontare una storia appunto io dico catatonica perché mi ha dato questa sensazione di distanza ma di sopravvivenza e di una profonda poesia della sopravvivenza che è un po' una metafora di quello che facciamo che anche noi facciamo, la nostra è sostanzialmente una prova sopravvivenza. Non è poesia del margine che ti no, sensazione. No, non mi riferivo a quello, non mi riferivo al della... No. No, ma anche qua c'è tanta sopravvivenza, c'è la carta che si piega, meglio qua che altrove. Ma come dice Cristo, è difficile vivere, ma è facilissimo da sentire. Campo, a space to debate, study and celebrate architecture.